La bella figura l'ha fatta l'Ancona. La vittoria è stata della Juve, le proteste biancorosse, le perplessità sono invece bianconere. Dopo l'ennesima prestazione insufficiente di una Juventus alla quale non può bastare l'alibi di assenze pesanti come quelle di Baggio, Casiraghi e Müller. E ad ammettere che l'Ancona meritava il pareggio e lo stesso trap sollevato solo dal risultato. Questa Ancona onora il calcio, pur essendo una classifica che lo penalizza. Dunque complimenti all'Ancona e due punti alla Juventus. È bastato però un ordinato Mazzarano a mettere la museruola a Vialli, che si è visto solo in un paio di circostanze, mentre Glonek non ha faticato troppo a bloccare Ravanelli. Dall'altra parte Agostini è mancato solo al momento della conclusione, ma ha fatto il bello e il cattivo tempo. Mentre Dino Baggio era lontano parente di quello in versione azzurra e Di Canio non ha avuto bisogno neanche di Lorenzini alle costole per complicarsi da solo la vita. Insomma, partita bloccata subito con un centrocampo sistematicamente saltato, perché Detari da una parte e Marocchi dall'altra hanno fatto vedere di essere in campo solo in rarissime occasioni. A questo poco consolante cocktail va aggiunto un pizzico di imprecisione da ambo le parti e la consueta sfortuna dell'Ancona. A partire dal 10° minuto, quando il pubblico comincia la serie di contestazioni al fabbricatore per questo contatto, secondo alcuni da tergo, su Agostini. Un paio di punzecchiature reciproche, ma certo non si nota la differenza che dovrebbe correre tra una squadra che ha speso miliardi per la campagna acquisti e con qualche obiettivo ancora da centrare ed una che è già praticamente in B e vuol fare solo bella figura. Non ci si danna l'anima neanche nella ripresa, ma a provarci con più convinzione proprio l'Ancona. Dopo una decina di minuti, seconda e forse molto fondata contestazione. Köhler para in tuffo il cross di Agostini. I due sono vicini, è vero, ma l'azione ai più sembra lampante. Fabbricatore fa continuare. La Juve allora prova ad uscire dal guscio. Vialli, Di Canio, Marocchi, Dino Baggio ci provano in serie, dimostrando che il tasso tecnico individuale è superiore, ma la Juve ha dalla sua soprattutto la fortuna quando Agostini, splendida incornata, centra il palo. Ed in quel momento ad Ancona, dove hanno imparato ad essere veggenti, tutti hanno pronosticato, ma era facile, l'ennesima beffa, firmata questa volta da Julio Cesar, alla sua prima proiezione in avanti a 10 minuti dal termine. Il resto è, come si dice, roba da chiodi. Agostini finisce ancora a terra fra due juventini, ma anche stavolta si può continuare. E poi Dorici provano il tiro al bersaglio. Lo stesso Agostini verifica la strepitosa forma di Peruzzi in un paio di circostanze e Lupo si vede vanificare una prodezza di tacco a non più di un metro dal portiere. Dai veggenti ai filosofi. Anche se nel calcio conta poco, però raccogliere elogi sul piano morale credo che faccia piacere anche a tutta la città. Oggi prendiamo questo risultato come veramente un momento favorevole che possiamo riprendere.